Il prossimo 25 aprile noi presenteremo il progetto del Memoriale di Firenze. Il memoriale che ricorderà la disumana violenza della Shoah e ricorderà anche quel grande afflato di libertà che Firenze ha sempre dimostrato, fin dalla liberazione contro l'oppressione del nazifascismo. Questo memoriale, questo polo della memoria, sorgerà nel quartiere 3, sorgerà dove ora abbiamo la sede del cosiddetto ex 3, un immobile da qualche anno, lasciato libero e inutilizzato, accanto a quella piazza a cui di recente abbiamo dato noi il nome di Gino Bartali, quell'uomo al quale il popolo ebraico ha dato il più grande tributo legato alla Shoah, allo Yad Vashem, dove è piantato un albero in suo nome. Un 2015 che si è aperto con Firenze al centro della politica, al centro della cultura. Grazie a questo incontro che ci consente anche di dispiegare le vele per raccogliere il vento che si sta alzando a favore della nostra città. Per questo, consiglieri, voglio partire proprio da questi giorni per esaminare insieme a voi le sfide più importanti che abbiamo davanti. E a proposito della cultura, vorrei annunciare che questa mattina, me lo ha appena comunicato il sovrintendente Francesco Bianchi, sono stati pagati gli stipendi a tutti i lavoratori del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino e mi auguro che dopo questo segnale anche le rappresentanze sindacali possano riconsiderare le loro rimostranze attraverso l'annuncio dello sciopero, visto che da oggi davvero possiamo porre la parola fine alla crisi del teatro e al rilancio del piano industriale triennale di 28, 27, 28 milioni di euro.